destination unknown, known, known, known. This is a public information film, or if you're common, film. Be on the lookout for these four worms: soldier, scout, scientist, and heavy. They are highly dangerous and extensively trained in the art of brutal combat and vicious one-upmanship. Ciao a tutti i pedoroli, ed eccoci di nuovo qua con Warsim Revolution e siamo qui al nuovo capitolo della campagnetta e andiamo subito senza indugi. Scusate se non mi sono fatto vedere per un po', tanto che c'è il caricamento, ma ho avuto impegni abbastanza tosti. Oh, deathmatch arena, hey? Don't panic, death it's match. Just a name. I've sent hundreds of worms into deathmatch arenas, and having a good laugh about it with those same worms afterwards is something I hope to do one day. Sempre frase molto senso. Just make sure it's yours. The deathmatch arena landscape looks quite pretty today, and you have a 50-50 chance of getting out of it. Non male. I see many dangers along this route. Sono le torrettine che sono bastardi. Possession of these crates will get you under the enemy radar. Notice how I emphasize the word under the enemy radar. Under. Now, what have we here? Cos'è quella? Pesce palla velenosa. Tonight we'll eat heartily, either together or in your honor. Good luck! Bene. Ok, pedroni. Siamo tutti qui belli in fila. Allora, per prima cosa, direi che dobbiamo seccare questa cacchio di torretta. Perché se appena mi vede mi comincerà subito a sparare e mi farà perdere turni e vita. Facciamo una palombella con... Intanto c'è il granchino nello sfondo che si butta nell'aria. Ale, via. Bastava un colpo, era già mezzo distrutta. Si vedeva dai fulminini. Ok, vediamo loro adesso cosa fanno. Adesso sono ancora le prime missioni, dovrebbe essere abbastanza semplice questa qua. Ah, c'è una torretta anche lassù. A loro passano tu. Sono molto competitivi. Va bene. Secondo vermino del piano. Solo che è un po' una pugnetta perché adesso ancora non ho i vermini quelli da comprare. Adesso voglio fare anche un po' di missioni anche per mettere da parte i riconoscimenti e comprarmeli. Perché qui sarebbe stato utile lo scout, molto veloce, e ci mettevo la metà a arrivare dall'altra parte. Allora, qui mi dice di passare under the enemy radar. Va bene, passiamo sotto. Anche se farla tutta però sotto, io sono un guerriero, che però non mi pare di fare le cose con i sotterfugi. Intanto con questo vermino cerchiamo di prendere subito gli oggettini. Ah, una fiamma ossidrica. Ovviamente lui vuole che io passi sotto con le fiamme ossidriche. Adesso io faccio di testa mia. Ah, una bella bazucata questo trippone. Ma se no no, al pesce. Vediamo di far esplodere e avvelenarli. È partito. Non dovrebbe esplodere, cazzo, gli è arrivata una bazookata. Dai, non è possibile. Non è impossibile. È partito, però, mi spiace. L'ho ributtato nell'acqua. Ma che era già morto. Aveva gli occhietti a croce. Comunque dicevo, non sto caricando molto negli ultimi tempi perché sono sempre molto impegnato, pedaloni. Adesso non sto a dirvi tutti i cavoli miei, ma... quando riesco, pubblico. Quando anche... il discorso dei video pubblicizzati, non quelli che mi arrivano, che ho già detto che li pubblicherò, state ben certi che poi li farò. Andiamo avanti. Vi ho già detto che quelle zone bianche che vedete di terreno sono praticamente, se io tiro una bazookata, una bomba, non si bucano, ed è una cosa molto bellina, poi dipende dai punti di vista, però è comunque un fattore in più da tenere conto. Ok, adesso vediamo di beccare il tippone. Un'altra bella bazookata. Io solo riesco a tirarli nel buco. Pum. Ovviamente lui viene buttato dall'altra parte. Ah! E Yella? Cioè pensavo... first blood con le amiche morte. Cioè pensavo sarebbe andato a finire lì in quel fosso. Lui ha deciso di bazookarmi. Va bene. Non è un problema. E che palle, tutte le volte devo ripartire da qua. C'ho qualche attacco a distanza, no?
Devo rifarmi tutta la trafila. Va bene. E i granchi là si divertono a fare tuffi nell'acqua. C'è proprio un cazzo da fare. E poi torna su, vedete? Vale. Poi sta lì di nuovo. E poi torna anche il gabbiano. Vabbè. Oh, sono arrivato qua. Facciamoci una nuotatina anche noi. Allora, cosa faccio? Me la prendo con il grassone, che però è in zona franca. O cerchiamo... Bravo. Proviamo a vedere di passare sotto Honda, the enemy raider, come diceva lui all'inizio. Pam, pam, pam. Vediamo questo cosa sarà. E che poi loro hanno anche uno scienziato, vedete che gli dà anche la vita ogni turno. 5 in più di vita ogni turno. E io non ce li ho ancora sti vermini fighi. Comunque bello, io non amato sto giochino, adesso lo riprendo a fare in trombo. Poi dopo un po' che facciamo la campagna, Pedrolini, facciamo anche un po' di multigiocatore. Voglio prima comprarmi almeno qualche vermino, cioè nel senso per fare un pochettino una squadra un po' più variopinta, invece che avere tutti i normali. Vale. Vediamo un po' di piazzare un qualcosa alla piazza, vediamo un po'. Facciamo un po' di jetpack. E qui è leggermente diverso, come vi ho già detto nei video precedenti. Oh, vediamo di fare un bel casino. Boom! Questo fa male. Cluck. Madonna, che colpo. Pum. Mi sa che ne faccio fuori due pedorali in una botta. E l'altro ha fatto pluck. Buono. Yo-ho-ho. Loro sono pirati, quindi hanno la voce da pirati. Ah, questo stronzo mi dà... mi spara a me. E questo? Perché non ha risparato l'altro vermino? Sto l'imbecillito. Ah, nell'acqua, Piedaroli, ovviamente rimanete per il freddo, per qualcosa, o perché se rimanete senza aria, perdete 5 punti vita a turno. Allora, vediamo un pochettino. Cosa posso fare qua? Sinceramente, Piedaroli, sono perplesso. Quasi quasi vado a prendere anche l'altro vermino là e me ne tolgo uno da qua. Così rimane bello al sicuro. Allora, qui dovrei riuscire a saltare, infatti. Cosa faccio con la mazza da baseball? Tong! Fuori anche il terzo, e scatta anche il fatality! È bellino da matti sto giochino più dolce. Vediamo questo fenomeno qua. Cosa fa? Ah, sei a posto. Va bene. Allora, vediamo un pochettino. Devo trovare il modo di farlo andare giù. Mettiamo una mina. Dovrebbe bastare. Sganciata. Via. Soppa, se pesa sto coglione. Non salta. Non vola per niente. Avete visto Pedrolo? È rimasto lì. Mannaggia te. Con 15 di vita, tra l'altro. E anche nell'acqua. Ma che vada in tre turni dovrebbe morire. Ma lì che si domanda cosa fare. E chi che sta notisce? Ah, il mio che là nell'acqua. Cosa fa? Bazooka da lì. No. Merda. Senza colpaccio. Questo da fargli l'applauso. Bravo. Madonna mia. Ha fatto un colpaccio, Pedaroli. Ok. Lì c'era una fiamma ossidrica, ovviamente. Allora. Vediamo se riesco. Credo che qui è rischioso. Urk boy, momenti casco. Dovrebbe bastare una bomba. Dovrebbe fermarsi lì. Dai. Ha preso un rimbalzo sdozzo e poi guarda sono anche caduta. Solo per questo Pedrolo mi merito di perdere.
Rafał. Mi fa paura, dopo il colpaccio di prima mi fa paura. Dai, è una cosa lesta però. È anche lento a muoversi, guarda che polenta che è. E va nell'acqua. Come cazzo fa? No! Dai, ma è una abusa, è una abusa, è una abusa, come si dice. Dai, quello è un colpo che è impossibile. C'è proprio un computer. Questo giro però vediamo di riuscire. Questo giro la tiro più piano, la bomba. Paura, Ale. Adesso la tiro più piano, vediamo se si dovrebbe fermare lì. Ma non ci credo! Ma dai! Cioè, una piadarone passa, ma due? Vuol dire che sono proprio un brocco, ma che rimbalzi fa quelle cazzo di bombe? Non si fermano lì dal vermino? Ma va a fare in culo. Adesso mi tiro giù anche questo, eh. No, no, no. Ah, questa mi è andata bene, ma mi ha tolto un botto. 57. Boh, Piedroli, ho deciso che la vogliamo finire in questo modo, in questo turno qua. Un cazzone con 10 di vita non mi può tenere a bada. So già le bombe la mina, ha stimato la mina. Voglio vedere se questa non ti prende. Te l'ho piazzata lì davanti alla pancia. Fangulo. Boom. È morto. Ah, dicevo. Ah, prima di dare conto alla rovescia, poi toglie la vita. Questa mia nuova. No, ce l'ho fatta. Dopo due cazzate, due o tre cazzate, poi darò il rimaggio. Ce l'ho fatta. How wonderful you are. I love my bonsai trees. Oh, hi worms. How did you do? Non ha un verso sto tipo. Va bene, Piedaroli. Anche questa missione mi ha dato l'argento, non mi ha dato l'oro. Comunque, gloria e onore a me, Piedaroli. Ditemi un po' come avete trovato. Comunque tenete conto che anche le cavolate arricchiscono il gameplay, insomma, rendono il gameplay più divertente, perché se faccio il culo dopo non c'è gusto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima, ciao a tutti Piedaroli.